Basta, non corro più. Quante volte ti è capitato di pensarci? Rientri dal lavoro, tardi la sera, stanco, dopo una giornata pesante, carica di stress. Qual è il tuo primo pensiero? Il divano, non puoi mentire, ti si legge in faccia. Ma stai tranquillo, questo è il mio stesso pensiero ricorrente, eppure riesco a correre quasi ogni giorno. Ma allora qual è il trucco? Dove si trova la motivazione? Beh, questa è la domanda che mi hanno fatto in tanti, a cui vorrei rispondere in questo video. Parto subito nel dirti che ho iniziato a correre da giovanissimo, all'età di 13 anni, e anche se non ho ottenuto risultati stellari, infatti non sono un professionista, mi è insomma sempre piaciuto. Per cui alla base di tutto, secondo me, c'è una forte passione per questo sport che è partita sin da giovanissimo. Poi a me piace molto stare in compagnia e quindi la corsa è un buon modo per conoscere nuove persone, per avere degli amici con cui condividere gli stessi interessi e chiacchierare dopo una giornata di lavoro, durante gli allenamenti, quando è possibile ovviamente, delle cose che ci interessano maggiormente. Poi devo dire che gli amici della corsa poi diventano molto spesso amici anche nella vita, perché si condividono i momenti più belli, ma anche quelli più duri, difficili durante gli allenamenti pesanti, e per cui poi si crea una sorta di community dove ci si supporta a vicenda. Ci si diverte anche. Non solo durante gli allenamenti, ma anche durante la vita quotidiana. Davvero questo penso che sia uno dei motivi principali e uno degli ingredienti principali della mia motivazione. Ecco, poi sono sicuro che questo ti sarà già capitato in passato. Sono molte le volte in cui la sera non mi sento stanco, non ho assolutamente voglia di andare a correre, ma trascinato dai compagni di squadra vado all'allenamento, faccio l'allenamento e a rientro sono totalmente un'altra persona. Non mi sento più stanco, l'umore è cambiato totalmente e mi sento completamente un'altra persona. Per cui la consapevolezza che questo possa accadere, davvero mi aiuta anche nei momenti in cui davvero non ho voglia di muovere neanche l'alluce del piede. Veramente questo è dovuto alla serotonina, che è l'ormone del buon umore che viene generato durante la corsa. Ma non voglio stare qui a farti un pippone. Fondamentalmente, quello che voglio dire è che prima di scivolare dritto sul divano, questo è quello che penso. Dall'altro, questo mi aiuta molto anche a mantenere lo stesso livello di umore, un buon umore, per il giorno dopo il lavoro. Poi il senso di libertà che mi regala la corsa è indescrivibile, cioè. Mi ricordo di domeniche passate in collina con amici, incoraggi delle condizioni meteorologiche, tutti con lo stesso obiettivo di correre e stare bene. Ed effettivamente questo è anche una delle motivazioni per cui continuo a correre, il senso veramente di libertà che la corsa mi regala. Ci sono ovviamente periodi in cui si corre di più, periodi in cui si corre di meno, ma penso che questo sia piuttosto normale, inevitabile. Ma quello che ho notato è che durante i periodi in cui corro di più riesco a pensare molto più velocemente, anche con quei pensieri un po' più sofisticati, per cui correre mi aiuta molto con il lavoro e anche con lo studio e mi migliora sicuramente le funzioni cognitive. Inoltre, quando corro molto riesco davvero a prendere decisioni molto velocemente, per cui non mi riduco mai come il ragazzo qui nella clip. E si riduce davvero tanto il livello di ansia. E poi che dire, cioè, la sera, rientrato da una giornata piena di lavoro, con un bellissimo allenamento, magari anche abbastanza faticoso a volte, generalmente cado in un sonno profondo come un bambino. Relativamente al fisico, che te lo dico a fare? Io ci tengo molto e accresce molto la mia autostima. La corsa ovviamente aiuta a bruciare i grassi superflui e fa bene anche per tantissime altre cose. Fa bene alla vista, abbassa i livelli di colesterolo cattivo, rinforza il sistema immunitario, insomma tantissime cose che puoi trovare online, più o meno 1 milione di articoli. E per le gare? Ecco, per le gare il discorso è un po' più difficile, in quanto la domanda spesso che mi viene chiesta è dove trovi la motivazione quando non riesci a migliorare su una distanza per lungo tempo. Ecco, l'approccio per me innanzitutto non mi prendo mai sul serio, e questo mi aiuta molto, e poi cerco di cambiare distanza, provo in un'altra distanza e poi riprovare sulla distanza successiva.
successivamente. E poi cerco di celebrare tutti i miglioramenti, anche quelli più piccoli, seppur di pochi secondi, sono sempre miglioramenti. E rispetto al passato devo dire che oggi riconfermarsi anno dopo anno per me, anche con lo stesso tempo, per me è già un successo. Ma poi per ultimo, non meno importante, volevo anche dire che la corsa aiuta a casa, perché la mia compagna mi dice sempre che se stiamo ancora insieme grazie al fatto che vado a correre. Questo però non avrei dovuto inserirlo in questa lista. Per cui, concludendo, i migliori periodi della mia vita corrispondono sempre ai periodi in cui ho corso di più, ed è questo il motivo per cui oggi continuo a correre, cerco di preservarmi da infortuni, con degli accorgimenti. Questo magari è un discorso che potremmo affrontare in un altro video. Queste sono fondamentalmente tutte le risposte che ho quando davvero non ho voglia di andare a correre e il divano mi chiama come le sirene con il loro canto ammaliatore, molto pericoloso per i naviganti. Chiamarono Ulisse, che però previdente seguì i consigli della maga Circe. Per cui niente, ci vediamo nel prossimo video. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale e, come disse, mi raccomando, sii previdente. Bye.